un assaggetto, niente di niente di che. Entriamo un attimino nel clou, questo serviva solo per scaldarsi un pochettino perché stasera ci scarichiamo. No? Ci carichiamo. Allora, attenzione, facciamo una baciata classica, tanto per rimanere un po' sempre in tema di Natale. E la baciata la conoscete tutti, non la spiego perché la baciata la conoscete tutti. Sapete, io sono una rocchettara, eh? Allora, adesso noi ci attacchiamo all'alligalli, ci attacchiamo leggermente e facciamo un alligalli twist. Considerate che stasera sono tutte canzoni di Natale, una dietro l'altra. Abbiamo cominciato con qualcosa di soft, adesso andiamo a fare qualcosa di hard, soft e hard, giusto, ci sta bene. Poi torneremo a fare qualcosa di soft, ma molta perché stiamo troppo affannati. Qui adesso facciamo cose veloci. Dopo quindi facciamo qualcosa di lento o comunque di meno hard, di meno aggressivo. Va bene. Allora, attenzione, alligalli twist. Allora, alligalli twist, calcio,
1, 2, 3, calcio, 1, 2, 3, calcio, twist, twist, avanti, ginocchio, 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 indietro, 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 conto, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Noi lo facciamo sempre in circolo, lo so, però oggi il circolo lo dobbiamo immaginare il circolo. Allora, lo slow foxe noi lo balleremo in questo modo. Io vado sempre le spalle, calcetto cia cia cia, calcetto cia cia cia, calcetto cia cia cia, incrocio, incrocio, ta 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 ta. E quindi io devo girare come quando io faccio lo slow fox in tondo. Allora io adesso che cosa faccio? Mi prendo quattro lati, mi prendo quattro lati e vado a ballare. Prima qui, ok, che lo slow fox lo sapete fare tutti, ok, ta 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 ta. Ta 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 ta
con i miei amici. Io posso partire pure da qua e piano piano mi faccio il giretto della stanza. Prendete come punto di riferimento i quattro, le quattro, a meno che non ci avete una stanza rotonda, può essere. Prendete di riferimento le quattro pareti della, diciamo così, della stanza. Allora, andiamo a fare questo slow fox che è facile facile e poi torniamo a qualcosa di più impegnativo. Va bene. Allora, inviamo un saluto a Rosanna Lattanzi e mettiamo lo slow fox. Allora, mettiamo lo slow fox. Lo slow fox.
Ecco le due facce. Che però esiste da tanto tempo e stiamo ballando appunto lo Slow Fox, che noi facciamo sempre in sala, in tondo, e lo facciamo anche per altri, a ballare un bellissimo brano che a me piace molto, che è Merry Christmas Baby di Rod Stewart. Allora, Merry Christmas Baby, voi l'avete visto ballare a Villa Pamphili dal gruppetto della domenica. Perché la domenica andiamo in villa con alcune signore che ho alcuni anche maschi che non possono venire durante la settimana. Perché durante la settimana lo sport non deve morire, perché lo sport ci fa bene, ci aiuta anche a superare questo particolare momento, aiuta la difesa immunitaria e comunque a Villa Pamphili con la vitamina D noi siamo perfette e all'aria fresca. Quindi il ballo che noi abbiamo fatto di auspicio, diciamo domenica passata, è un ballo che esiste già, come al solito esiste già, e lo facciamo con Merry Christmas Baby di Rod Stewart. Allora io lo vado a spiegare, però questo balletto è molto uguale a un altro ballo che noi conosciamo, quindi non sarà difficile per nessuno seguirmi. Comunque io lo spiego. Allora, quattro aperture fronte, quindi io sto di spalla a voi, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Poi ci sono due cia-cia-cia, destro, sinistro, giro mezzo, si chiama giro sport, avanti e giro, e ancora due cia 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 cia. Poi ve lo conto. Allora, il ballo non è finito, però io ve lo conto fino a qui, così un pochettino. Certo, non è che se voi imparate un balletto in 4 e 4 8 in diretta, però io qui faccio, non faccio né lezione né ballo in sala, io faccio un po' d'animazione. Quindi, come tutti gli animatori, uno cerca un attimino di far vedere come si fa il ballo. Allora, attenzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e questa è la prima sequenza. La seconda saltano due ciaccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora un ciaccia, 1 e 2, qui il ballo prosegue, 1, 2, 3 e 4, calcetto ciaccia,
5 e 6. Adesso con i piedi noi dovremo fare un triangolo. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice, ma come si fa il triangolo? Allora, il triangolo si fa, ve lo faccio vedere di spalle, però a me mo mi viene da là. Il triangolo è destro, parallelo, sinistro, ritorno indietro, destro, ritorno indietro, sinistro. Questo qui è il triangolo. Se lo fa una volta, due volte, tre volte, quattro volte, dipende. In molti balli ci sta questa figura. Adesso noi andiamo a rifarla tutta la coreografia. Cioè, chiaramente fate quello che potete Comunque, fare. Io questo qui poi lo registro, poi voi quando mi va a casa, cioè fammi vedere qua la matta, un minuto di quella che sta a fa e finiamo. allora, Allora, va bene. attenzione che conto. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. 5 e 6, triangolo, 7, 8, 1, 2, lo rifaccio, 3, 4, 5, 6, è sempre 8, andiamo a finire, 7, 8, e qui è il ballo. Allora allora. preparatevi perché adesso io metto la musica e questo è veramente, veramente carino. Inizia un pochettino più, diciamo così, con un ritmo più lieve e poi diventa un po' più inciso. E, pronti tutti? Ecco a voi, Merry Christmas, baby, di Thank you.
Merry Christmas Baby di Rod Stewart. L'abbiamo adattato a un ballo che esisteva, che io ho fatto qualche modifica. Allora, voi direte, ma Elena è sempre polemica. No, io non so polemica, però sfido chiunque a tirar fuori filmati prima del 2017 dove si ballava il Natale. Il ballare il Natale l'ho inventato io quando una sera che noi dovevamo avere una festa, cioè nel preparare una festa di Natale dove noi, tra parentesi, festeggiamo sempre il compleanno di Rosa e lo faremo anche stasera in maniera molto virtuale, io decisi di trovare dei musici di Natale che portavo comunque per l'atmosfera, invece ho detto no, questo si può non ballare e ho una serie tantissime di musiche di Natale da ballare che infatti oggi qualcuna, non tutte, balleremo il Natale come promesso. Allora, io ho anche organizzato per festeggiare Rosa, perché Rosa tutti gli anni, il 22, cioè ieri, è stato il suo compleanno. Noi siamo molto unite tra di noi e ci piace quando è possibile, se il compleanno capita nelle vicinanze, diciamo così, di un evento, di poterlo festeggiare insieme a tutte quante noi. E come avete visto, siamo parecchiucce. Io ho fatto un bellissimo collage affettuoso, molto affettuoso, di tutte le mie ragazze e i miei ragazzi, che per me sono veramente una famiglia, al quale sono molto legata, considerando, ecco, che poi dopo questo Natale ognuno lo passa per conto suo, e invece noi siamo sempre vicino. Il Col pensiero. Jive Country. Allora, il Jive Country c'ha una base dei Pughi Pughi. Dice, ma che va in giro con i bigliettini? Ho capito, io balli ce n'ho tanti, non è che che può darsi, io ho pure una certa età, insomma, io mi posso pure scordare. Allora, con questa base che adesso faccio adesso, dopo ci facciamo altri balli, che è diciamo che è una base dei Boogie, ok? Allora, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, e qui ci abbiamo un pendolo. 5, 6, 7, 8. Lo rifaccio. Lo sapete che i balli sono tutti 8 più 8 più 8 più 8, eh? Quando sono 8 per 4, 32, sono tutti semplici. Quando andiamo su più su sequenze da 8 diventa un pochettino più impegnativi, però insomma dipende pure da che figure se vanno a fare. Allora, questa è una base che troveremo in tantissimi balli, che io dico una base Boogie, ma in fin dei conti non è neanche una base Boogie. Però 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, pendolo, 5, 6, 7, 8. Adesso noi dobbiamo camminare, camminare, camminare e fare un mezzo giro a sinistra. Quindi sarà 1, 2, 3, 4, concludo col cross, 5, 6, 7, 8. L'ultimo, purtroppo ve lo faccio vedere davanti perché poi si rifà qui, è avanti. 1, 2, 3, 4 e i twist, 5, 6, 7, 8. Il ballo poi si rifà da qui, si rifà da qui. Allora, rifacendo da qui, questo si balla su due pareti, quindi rifacendo da qui sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è la prima sequenza. Memorizzate la sequenza che così piano piano voi avete un nome e cognome, non è che vi ricordate solo il nome, no? Vi ricordate pure il cognome e poi vi ricordate il nome di mamma e il cognome di mamma. Insomma, voglio dire, aiutate un pochettino con la memoria. Allora, prima sequenza: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, pendolo, 5, 6, 7, 8, giro, ritorno di qua. 1, 2, 3, 4, finisco col cross, 5, 6, 7, 8, ultima sequenza, 1, 2, 3, 4, i twist, 5, 6, 7, 8. Questo ballo messo con la musica esatta, perché le musiche devono essere esatte, al ballo, al tempo, al ritmo.
e anche a come è fatto il brano, devono essere esatti. Si cerca di trovare musiche esatte, vestitini per il ballo. Jive Country, pronti? Inizio di spalle. Ok, un abbraccio, spegni la candelina, Rosa, su, spegni la candelina, vabbè, va, spengo io. Tanti, di nuovo, tanti, tanti, tanti auguri da tutti noi, scrive da Rosa, tanti auguri, tanti ok, auguri. Questo è quello che io mi sono sentita di fare.
con amore e con affetto verso tutti quanti voi in questo momento un po' particolare. Ma l'umore ci deve aiutare perché noi volevamo campare, non ci faremo No, l'ina, ammazza. che abbiamo fatto l'altro anno e ci sta molto molto bene una canzone di Natale che sembra fatta apposta per lei. Allora, il ballo si chiama This World Today. Allora, This World Today è un misto tra l'Halligalli, no? Con i calcetti, andanti e dietro, lo Slow Fox perché c'è un po' di incrociato e poi c'ha un pochettino di bachata. So due o tre cose insieme. Allora, attenzione, io faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice, Madonna, oh, e che sa fa? Allora, so, guardate, battete il piede destro, calcio, calcio, giù. Difficile? No, domando, difficile? Tanto mi potete rispondere, che mi viene. Allora, attenzione, calcio, calcio, no, scusate, batto, calcio, calcio, incrocio, calcio, 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 incrocio. Ecco, difficile. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guarda caso, riandiamo a finire a 8. Adesso qui c'è una camminata in diagonale come la baciata. 1, 2, 3, 4, ritorno, attenzione, quando torno puntate l'altra diagonale, 5, 6, 7, 8, puntate quella diagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamo parete e si riparte con 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ripartiamo con le diagonali. Allora, il ballo è semplice. Forse non è facile, facile da fare subito, però intanto noi ci arrangiamo un pochettino. L'altro anno l'hanno portate le ragazze mie che avevano cominciato 2 o 3 anni, l'hanno portato alla presentazione sempre a Natale. Allora, di questo brano è molto carina e si chiama Rocking Around the Christmas Tree, che è sempre rock e Christmas, rock. Christmas, Klaus Rock, stiamo sempre là. Allora, attenzione, lo proviamo, poi facciamo un altri due bei bellissimi freni. Grazie.
pure questa qui, molto molto carina. Adesso vi sorprendo, perché io sono qui anche per sorprendervi, perché chiaramente ogni anno poi troviamo qualche cosa nuovo. Adesso noi faremo una carota, la carota la conoscete tutti. Peso, peso, cia, 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 a posto. Questo qui, il pendolino, e poi facciamo una mezza, giro e un giro intero, si ritorna, poi va gente. Questa è la carota. Adesso io ve la faccio ballare su qualcosa di veramente emozionante che ho trovato da Throw poco. your arms around the world at Christmas time. Abbiamo ballato anche la carota. Grazie. Rosa, adesso stiamo cercando di fare un po' di animazione come quando noi andiamo a fare le nostre serate prima di Natale. Siamo tutti vestiti rosso e nero, almeno io mi sono messa addirittura il coso, il nastro Facciamo, di facciamo. Natale. Allora, la begin, io adesso, la begin di Natale, io l'ho leggermente rallentata perché in effetti era un pochettino velocetta, però guardate, viene un amore. Allora, onda 1, 2, 3 e 1, 2, 3, giro largo e 1, 2, 3 e 1, 2, 3, fan, dove andare dall'altra parte e 1, 2, 3, esitato e 1, 2, 3, di nuovo vado dall'altra parte e 1, 2, 3, di nuovo esitato e 1, 2, 3. Adesso vado indietro. E 1, 2, 3, ancora e 1, 2, 3 avanti, e 1, 2, 3, e 1, 2, 3. Adesso c'è una cucaracia incrociata. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E poi riparte con la begin. Allora, vediamo se io adesso
vi metto questa bellissima Begin, sempre di Natale. Felice Navidad. Va Navidad. bene, allora bando alle ciance, alle ciance. Facciamo questa Begin bellissima di Natale che è Felice Navidad. Navidad. Begin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Romero, Mango y Felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. Vediamo un attimo, allora. Ciao, ciao, ciao. Jingle bells, jingle.
fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Di questa non c'è, e adesso facciamo come ultimo un ballo veramente movimentato, che è lo spring. Questo pure è una cosa spring mia. Allora spring io lo faccio veloce. Allora quel discorso di prima del jive, peso, cioè cia peso, cia peso. Qui c'è una cosa un po' particolare da fare, che è il giro, il rock giro, che si chiama cia 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 peso, cia 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 peso, il back rock si chiama. Allora lo conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui abbiamo l'apertura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui la prima parte si ripete. Quindi sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui c'è una cosa che finisce, che è il pendolo girando, sempre 2 volte 8. 1, 2, 3, 4, questo piede dà il timone, dove si deve andare, tutti i quarti. 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 1, 2, 3, 4, ritorno avanti, 5, 6, 7, 8 e riparto di lato con il ballo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la seconda parte del ballo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sarebbero tutti i vari quarti. Facciamo questo spring e poi ci salutiamo, sempre naturalmente, sempre naturalmente con la musica di Natale. Questa è Mariah Carey, Santa Claus is coming. Santa Claus is coming town. Tutto inglese, perché noi le canzoni italiane di Natale che ci avevo? Boh, non lo so. Allora, facciamo questo e poi. Thank you.
questa non poteva mancare, e chiaramente tutti i balletti di Natale, e quando saremo insieme ne faremo anche altri. Io adesso vi auguro un felicissimo Natale a tutti quanti, e volendo ci si può rivedere, mandatemi qualche ok se vi va di farlo, e qualcosa dopo Capodanno, e se no appena rifanno che possiamo uscire, che ci fanno uscire, rifaremo qualcosa in villa finché non riapriranno le nostre palestre.